Incredibile partita, ma soprattutto incredibile Teramo. Va sotto di un gol, recupera subito, mette in cassaforte la gara a inizio di ripresa, ma poi dimentica le chiavi nella toppa e fa riaprire il forziere la partita. Chi si aspettava da Teramo San Benedettese emozioni a gogo è rimasto soddisfatto. Cifaldi recupera Arcamone, che però parte dalla panchina, non c'è Scartozzi e si sentirà. Nella Samb non c'è il bomber Pazzi e Di Rito, ultimo arrivato parte dalla panchina. I primi 12 minuti di gara sono per il Teramo da incubo, così come lo saranno gli ultimi. La Samb parte fortissimo e mette sotto i teramani, che non riescono a venire fuori dalla loro metà campo. Nonostante questo, la prima occasione è biancorossa e capita sui piedi di Orta, che dopo 9 minuti prova a impensierire Bortone. La risposta marchigiana non si fa attendere, arriva per mezzo di Salvagno, che chiama Farò alla prima parata della partita. È un campanello d'allarme, perché dopo 3 minuti gli ospiti passano meritatamente in vantaggio. È il 12esimo quando Covelli e Di Vicino triangolano nell'area biancorossa e il primo conclude con un pallonetto che beffa Farò, uscito disperatamente sull'attaccante rosso-blu. Il gol sembrerebbe di quelli che indirizzano la partita in un certo modo, ma così non è, perché il Teramo è bravissimo a trovare subito il pari. Orta sfrutta la sua velocità e gli spazi che la Samb incredibilmente gli concede, supera il portiere e mette Gambino nelle condizioni di controllare davanti alla porta e scaraventare la palla in rete. È la svolta della gara, perché la Samb si spaventa e non riesce a chiudere più il Teramo, che da squadra esperta segna ancora subito dopo. Borrelli pennella dalla sinistra un pallone invitante sul quale Orta si avventa e batte Bortone. Nel giro di 3 minuti il Teramo ribalta la situazione, la squadra di Cifaldi prende in mano la gara. Alla mezz'ora Borrelli va via in mezzo a 3 avversari e mette sul secondo palo, dove c'è Costa Ferreira che in scivolata indirizza in porta. Bortone arriva a chiudere con la forza della disperazione. Al 40esimo la Samb sta per battere un calcio d'angolo, Gattari e Covelli se le dicono e se le danno. Alla fine il rosso-blu colpisce Gattari con una manata, vede tutto il primo assistente che chiama l'arbitro, breve colloquio e cartellino rosso per l'attaccante marchigiano. L'inferiorità numerica non ferma la Samb, che nell'ultima azione del tempo, in pieno recupero, protesta in maniera vibrante per un contatto più che sospetto in aria tra Deustacchio e Caligiuri. L'arbitro fischia la fine del tempo. In avvio di ripresa Boccolini, che ha perso l'unico attaccante, getta nella mischia Di Rito al posto di Caligiuri, ma l'avvio di secondo tempo è tutto teramano. Dopo 4 minuti Deustacchio si libera al cross sulla destra, sul pallone si avventa Gambino, che indirizza sul palo lungo e non perdona. La Samb accusa il colpo e il Teramo non ha pietà. Passano 3 minuti, Borrelli calcia una punizione dalla destra, Bortone va a vuoto e Orta non deve far altro che appoggiare in rete. Partita chiusa, nemmeno per sogno, perché passa un minuto e la Samb segna. Solito pasticcio della retroguardia teramana, che permette a Di Rito di calciare in rete. Nonostante l'inferiorità numerica, la Samb continua a crederci. Al 23esimo una conclusione al volo di Salvagno fa correre un brivido sulla schiena dei tifosi biancorossi. Pericoloso ancora il Teramo al 32esimo con Gambino, che impegna Bortone. Al 36esimo la sta per combinare grossa Farò su un colpo di testa di Di Rito. Il portiere accompagna con lo sguardo la palla battezzandola fuori, ma questa per poco non lo beffa carambolando sul palo. Dopo 2 minuti la Samb riapre ufficialmente la partita. Ancora Di Rito, ancora la difesa complice. Fatto sta che l'attaccante rosso-blu mette a segno la doppietta personale, che rimette in discussione tutto. Al 42esimo trattengono il fiato tutti i 4.000 del comunale, quando Mengo da dentro l'area calcia quasi a botta sicura in diagonale con la palla che termina di poco al lato. Al 44esimo Moscarino discute con il secondo assistente, si accende quasi una mischia e l'arbitro estrae il rosso per il difensore rosso-blu. Nonostante la doppia inferiorità numerica, la Samb non molla, anche se al 48esimo Arcamone va via in contropiede ma non ha la forza per segnare e conclude alto. È l'ultima delle tante emozioni, il Teramo vince, la Samb esce a testa alta, a Teramo il grande calcio è tornato. No, questa è una vittoria che praticamente ci dà la forza di capire dove abbiamo sbagliato. Oggi abbiamo fatto un grosso errore, quello della tensione, una partita che era chiusa, come dici tu, non dovevamo permettere di riaprirla in quel modo, dovevamo essere meno, in quel caso magari più umili, più pensare al sodo, più tenere palla, più essere bravi nel possesso. Invece cercavamo ancora di far gol, ognuno cercava di far gol, alla fine ne è nato quasi... quasi una disfatta, però a prescindere da questo sempre 3 punti ci danno, quindi è una vittoria importante. Perché? Perché è venuta contro una squadra fortissima, che è venuta qui a giocarsi il tutto per tutto, siamo stati micidiali in contropiede. Ecco, forse l'unico neo è qui, da qui partirà la settimana prossima, l'unico neo è che non si possono, in un vantaggio così importante, con una superiorità numerica, dare la possibilità all'avversario di fare quello che hanno fatto.
quando prendi 4 gol diventa difficile poi rimediare, però la squadra ha lottato sino alla fine, addirittura abbiamo avuto la palla del 4-4 in doppia inferiorità numerica e questo, ecco, la dice tutta per quello che alla fine hanno messo sul campo, volontà, cuore, però certi errori si pagano.